Io sono nato qui. E qui c'è nato il nonno del nonno del mio nonno. Non c'è un indirizzo preciso. Quando qualcuno mi deve scrivere una lettera, basta che metta Casale Famiglia Quarini, Toscana. Italia, naturalmente. Qui ci vivo con il mio babbo, il mio fratello e la mia sorella. E qui da sempre si pranza a mezzogiorno e mezzo e alle 7:20 si cena. Da sempre. Fermo, babbo, che il capo tu fa massa! Ho libero, ma è possibile che ogni sera per guardare la televisione bisogna fare questa bella statuina? E lei sembra un prese per il vente. Se chiami il tecnico si fa 400.000 lire. E lei se fa senza. Ha ragione lui, eh. Chi è il triangolo delle Bermuda? Anche il telefonino va, viene, pum, non si accoglie. Qualche volta si sparisce anche noi. Ma magari! Sembra che stai isolato da un mondo. Maremma parabolica. Me le basta l'unità. Vado io. L'amore. L'amore è come la luna. Se non cresce, cava. Bella, eh? Ne è un'altra. Volentieri. Quando una donna gli parli di sesso, lei abbassa lo sguardo. Per vedere se è vero. Sei un po' stanco? Vai a letto. Vai, bello. Buonanotte. Pippo! Oh, sono qua! Chi l'è pronta, modo per mia sorella? Sì, è pronta! Ah, ti ho fatto il conto sul fogliettino, Non vi rompere i coglioni con la fattura. Maremma scorporata. Guarda dicembre. Che gli faresti una così, eh? E gli farei un bel regalo a Natale, sai? Minimo, io farei anche a Pasqua, sai? Tu giugno ti tingi un po' troppo i capelli, sai? E tu, Pippo, in un giorno hai cambiato tutti sti pezzi. Ci ho lavorato anche di notte, porca puttana anghera. Sì, io lo so così tu fatti di notte, sei stato con la Franca, eh. Non se la scorda che è la seratina, eh? Sì, seratina, cosa gli hai fatto? C'avevo un taglio in fronte. Dovresti vedere che mi sono fatto qua. Ora te la racconto perché è da raccontare. Notte di primavera, grilli, luna calante, lei mi fa: facciamo l'amore in macchina. E io le dico: ma che sei grulla, non senti la natura che chiama? E quando la natura chiama? Quando la natura chiama? L'uomo risponde. Così la metto in pole position. Ho capito per il concetto, eh. Ma dai, non è che sei il mio tipo, dai. Comunque, lei scivola dal cofano e sbatte con la testa sulla targa. Io per riprenderla, ed è così che mi sono fatto male. Ma che non sono un animale, mi fermo e chiedo come sta. Ma lei fa: dai, continuiamo. E lei comincia a fare sì. Ed ecco che io sì. È arrivato il tempo, è arrivato il tempo. Sì. Ed eccoci qua. È pronto il motorino per il nipotino. Tranquillo, Ma gliel'ho messo incinta. Le poppe che c'hai? Poppe? Fammi vedere come stieni sulle poppe. Selvaggia! Vieni al telefono, ce la fa. Macista. Sì, ora vo. Vai. Vo. Vai, chi sta aspettando, vai. Vo. Salve. Signorina, una pregunta. Possibile io e lei una ramatina? Niente? Salve. E fo, chiudo. Ombre! Chi è? Apri la porta! Un attimo! Presto! Ombre! Un attimo, vengo! Stanotte dormi di terzo spuglio e vado e faccio follia. La ringrazio, addorma.
Grazie, Fidanza. Tappami l'altro, tappami! Esci da lì, forza! No, voglio morire! Se stasera non ne trombo almeno uno su cinque, voglio morire! E siccome so già che non me ne tromberò nemmeno una, tappami l'altro! Tappami se comino bene! Ma che sei tutti pazzi stasera? Il babbo è lo sta più del solito, tua sorella che curi coppe e mi ci butto dentro, mi ci butto dentro! E io sto qui a parlare con uno che sta in una bara. Come si dirà in spagnolo? Do il ramato. Dos los ramatos. Tapamos. Cioè, che te dici? Dile! Questo è veramente rotte coglioni, veramente. E com'era il suo profumo? Il suo profumo? Era un'essenza fatta da loro, lei e Penelope. L'altra ballerina, un profumo arrapante. Quando io l'hai baciata? T'ho detto che non l'ho baciata, t'ho detto solo che se la fava di mia sorella non avrebbe aperto la finestra, l'avrei baciata. Sei sicuro te? Ma scusa, se tu vai vicino a una così e vai annusi e poi... Ah, fino a chi fresca a quanto pare, Ci mancavo solo tu. Senti, caro Fiocchietto, ho visto già, sono in capo. Cos'è questa storia che dici spagnolo a casa tua e quelle gran maialone? E non dici niente a papà tuo? Allora, a parte il fatto che erano 5 e non erano 10, e poi non sono come tu dici te, capito? Perché non mi hai invitato allora? Io sono come l'ambulanza. Tac! Metto la sirena, Emergenza passera! Ma tu cosa vuoi? Voglio che mi inviti a cena a casa tua. Ma quale cena? A quest'ora già saranno ripartite. Ripartite? Allora questa è questa musica spagnola che viene da casa tua. Vieni! Vieni! Che ti sei? Non mi sono fatto niente, eh!